Buongiorno. Allora, voglio iniziare questo vlog perché voglio farvi vedere una cosa che ho comprato ovviamente in settimana. E dato che è troppo bella e in più la voglio utilizzare insieme a voi, faccio vedere la mia nuova borraccia, il mio nuovo bicchiere. Per fare il frappuccino e mettere tutte le cose da bere. Cioè, ma quanto è bella! C'è scritto drink more water. Cioè, è troppo carina. Ha tutti questi queste stelline. Cioè, l'ho voluta prendere perché ho detto no, è mia, la voglio. Vi dico il prezzo, quanto l'ho pagata, perché l'ho presa al Bennett. Allora, costava 9 euro. Adesso non riesco a trovarla. L'ho pagata 6,90 euro invece di 10 euro. Era in promozione. E questo è lo scontrino delle altre cose che ho comprato al Bennett. Praticamente ho preso l'acqua rocchetta, poi ho preso, cosa che ho preso? L'insalata, tutte quelle cose lì. Però dato che non ho resistito, volevo prenderla. Infatti adesso facciamo insieme il frappuccino. Ci metterò il latte e il caffè con la panna dentro. È troppo bello con queste stelline. Cioè, poi adesso vanno di moda sti cosi e allora ho detto no, la voglio, lo devo prendere. E cioè, sta. Io la chiamo borraccia, però è praticamente un bicchiere con cannucce. Vabbè, adesso facciamo il nostro frappuccino e poi continuo a fare il vlog. Questo vlog weekend che vedrò cosa faremo. Ovviamente voi vedete, come sempre, martedì o giovedì il video. Ah, c'è il panino kebab, però. No, a me non mi piace. Vuoi la birra? Vuoi la birra? I fichi crescono. Come diventano grandi.
Mi ha tagliato l'erba, ma è cresciuta. Adesso devo vedere se ci sono le prugne. Sì, ci sono le prugne. Qua. Le prugne. Stanno crescendo, non si vede. Così sì, un po'. Le mele non sono ancora cresciute. Piacere. Zampina calda, caldo, caldo, caldo. Vero. Ciao. Un secondo, signor sindaco. Chi dice che non copriamo le spese? Il bilancio si presenta altri nostri casi. In altre parole, tra una settimana. Avanti, Smith. Avrete almeno $20,000 di buco. Magari, sì.
prepariamo il pacco per spedire. Ovviamente ho venduto questo su Vinted a 3 euro. Stranamente, dopo un po' di mesi, sono riuscita a vendere un dado, diciamo, su Vinted. Per cui adesso impacchettiamo il pacco. Io lo impacchetto così, vi faccio vedere. Pronto, devo solo spedirlo.
compro uno di questo, voglio provare a vedere com'è. Perché non mi piace. Al punto. Andiamo qua. Buono. Si sente il cocco. So che è di cocco, ma è buono. Proprio si sente. È uguale al bar, è quello lì. Buono. Anche questo è buono. Di far vedere queste che sono le pacchettatine che ho preso al supermercato, queste della San Carlo al ketchup. Voglio provarle, sono novità. Un po' esagerato il prezzo perché un euro è qualcosa, però vediamo se sono buoni, le consiglio quando li proverò ovviamente. E poi ho preso questi, ma perché volevo una sorpresa che trovi dentro questi quattro uno di questi quattro portachiavi, e voglio vedere dentro quale portachiavi ho trovato. Le patatine non le mangio adesso perché dopo il sushi, e poi ormai sono le 11, è meglio non mangiare altre schifezze. Vediamo la sorpresa. Con la luce si vede meglio. Spero che il portachiave sia carino. Io vedo un cuore. No, non ho visto un cuore. Vedo... Pensavo meglio. Però, cioè, alla fine ho trovato quello che non volevo. Io volevo quello con i cagnolini. O anche quello col cuoricino. Praticamente questo qua volevo, e invece ho trovato i me contro te, lui e Sofì con la nuvoletta, perché questi li voglio attaccare nelle nuove chiavi, e dato che non ho un portachiavi carino ho preso questo. Questo 70 centesimi costava, infatti le patatine sono semplici, normali, le ho presi solo per la sorpresa, se no neanche li prendevo. Però vabbè, dai, carino. E niente. Adesso dormo e noi ci vediamo domani, che è lunedì. Per cui sarà un altro giorno. Buonanotte.